Siamo qui allo Sport Village di Castel di Sangro con il direttore Giovanni dell'Arma. Allora, direttore, questo è veramente un bellissimo centro nel cuore pulsante dell'Alto Sangro e complimenti quindi per questa bellissima struttura. Un po' la storia da quando è nato questo bellissimo centro e tutte anche le attività legate a questo centro. Siamo ormai da 25 anni ci occupiamo di turismo a Castel di Sangro e quindi ci stiamo togliendo belle soddisfazioni. Negli anni c'è stata una crescita importante del paese e insomma, da parte credo che abbiamo contribuito a far sì che questi risultati siano arrivati. Quanto ha contribuito comunque il calcio Napoli all'affluenza in questo posto? Anche perché avete ospitato anche il Napoli nel primo anno del ritiro azzurro qui a Castel di Sangro. Sì, credo che insomma, quando arriva il Napoli in ritiro si vede il cambio passo, insomma, si vede un movimento molto più importante rispetto ai giorni precedenti, quindi siamo contentissimi di questa joint venture con il Napoli Calcio. Tra le caratteristiche del resort vi è alle mie spalle questa spiaggetta verde dove sgorga anche il fiume Sangro. Il Monte Meta con 2243 metri d'altezza delle catene delle Manardi. E ora è tempo di rilassarci, venite a rilassarvi insieme a me. E ora è tempo di relax. Allo Sport Village è anche il tempio dei massaggi. Ora che massaggio stai effettuando? Adesso effettuiamo un massaggio rilassante con tutti gli oli naturali. Però non fate solo massaggi rilassanti? Assolutamente no, ci sono massaggi decontratturanti, sportivi, olistici e miofasciali. Allo Sport Village vi potete anche allenare. Mi sono cambiata perché ora il responsabile Dario Catullo mi allenerà, però prima voglio fargli comunque qualche domandina. Quindi Dario, ciao, e da quanto tempo c'è questa palestra in questo bel Sport Village e da quanto tempo alleni qua? Allora, questa palestra è nata dal 2016, tutta attrezzatura Technogym di ultima generazione, siamo all'incirca su 150 metri quadrati di spazio e allestita in maniera tale da lasciare molto spazio anche ai clienti. Tutto parquet a terra, quindi comunque tutto confortevole per l'allenamento e io la gestisco da 3 anni e abbiamo avuto la fortuna qui, oltre ad avere la nostra solita clientela fitness, di avere un bel palcoscenico sportivo. L'ultima è stata Antonella Palmisano, fresca campionessa olimpica ed europea, e durante l'anno viene anche la nazionale femminile, il ritiro qui da noi, e l'Under 21 e molti sportivi vengono qui in palestra e ci scelgono per allenarsi. E qual è, diciamo, il segreto per allenarsi meglio? E cosa consiglia a tutti coloro che vogliono rimettersi in forma? Ci vuole sicuramente tanta costanza e dedizione, un piano alimentare adeguato e poi ovviamente dipende sempre dagli obiettivi che uno cerca, quindi quello che uno sceglie. E sicuramente noi offriamo dei collaboratori preparatissimi, come già avete visto e avete già provato, un ottimo ambiente ideale per l'allenamento e quindi diciamo i presupposti ci sono tutti per potersi allenare e raggiungere i propri obiettivi. E ora è tempo di allenarci. Siamo qui al Don Luis Hotel che ospita la FIT, ovvero la Federazione Italiana Tennis e Padel, hotel che fa parte anche della famiglia Sport Village qui a Castel di Sangro. Alle mie spalle un grande lago artificiale dove è possibile rilassarsi. Siamo qui al
ristorante Materia Prima a Castel di Sangro con Gianmarco Delle Armi. Allora, questo ristorante è un ristorante molto rinominato, un ristorante che ha una storia ed è presente anche tra i migliori comunque ristoranti italiani. Qui a Castel di Sangro è un progetto che è nato nel 2017, Materia Prima, e dopo un po' anni di fatica, insomma, siamo bene o male riusciti un po' a farci conoscere sul territorio. La strada è ancora lunga, c'è tanto da fare, ma con impegno e passione cerchiamo, insomma, di svolgere il nostro lavoro nel migliore dei modi, sperando che, insomma, i nostri clienti lo possano apprezzare in qualche modo. Può dirci anche quali sono le specialità? In questo menù estivo adesso stiamo facendo dei tortelli di zucchine e gamberi rossi, dove andiamo praticamente a mantecare il tortello ripieno di zucchine con la bisque, una classica bisque francese, mantecato in padella, insomma, poi vengono messi dei gamberi rossi a crudo sopra. È un piatto che sta piacendo molto ai nostri clienti perché è un po' più fresco, un po' più estivo. Ho un carpaccio di manzo e melone, yogurt acido e maionese di senape, che è una sorta di recitazione del prosciutto e melone. Siamo andati a fare un carpaccio marinato ai sali bilanciati, abbiamo accompagnato con questo melone messo sotto pressa 24 ore e poi fatto fermentare. E, insomma, è un piatto che comunque in estate funziona tanto perché ricorda poi anche dei sapori, no, tradizionali, come un classico piatto di prosciutto e melone. E puoi anche spoilerarci un po' quale sarà il menù invernale? Sì, sul menù invernale ancora non ho messo molto testa, però sostanzialmente sicuramente lavoreremo su dei brodi, lavoreremo su delle estrazioni, su piatti caldi, su prodotti di stagione e su, insomma, su quello che poi l'inverno ha da offrire. Venite a scoprire l'Abruzzo insieme a me.